deciso di fare questo video perché ho notato una certa difficoltà nelle persone che si stanno approcciando proprio in questo momento al settore immobiliare, quindi le persone che magari vorrebbero imparare delle tecniche specifiche per investire in immobili, quindi fondamentalmente trading immobiliare, eccetera. E una di queste è come faccio a fare la proposta d'acquisto, quindi quanto deve durare fondamentalmente la proposta. L'altro giorno mi è capitato di vedere proprio un ragazzo nel mio gruppo segreto che raccontava come in qualche modo ha perso un'opportunità, perché diceva probabilmente l'agente immobiliare non si è comportato nel migliore dei modi, probabilmente non è stato in qualche modo professionale, se così possiamo chiamarlo, eccetera. E quindi ho detto sicuramente ci sono delle cose che potrei dire al mio pubblico, alle persone che mi seguono anche sul canale social, ok, prevalentemente YouTube, eccetera. E una di queste è, ragazzi, quanto tempo deve durare la proposta d'acquisto? Allora, la maggior parte delle persone pensa che la proposta intanto debba essere fatta in qualche modo, diciamo, nel modo dell'agenzia, ok? Le agenzie immobiliari, soprattutto i grossi franchising, hanno il loro modello di proposta d'acquisto e fondamentalmente la maggior parte delle volte vi chiederanno di fare la proposta proprio su quel modello, ok? E quindi la prima difficoltà che tante volte riscontrate è proprio questa: come faccio a far fare la mia proposta d'acquisto sul magari mio modello, sul modello che ho fatto fare ai miei avvocati, sul modello che magari William mi ha consegnato nei corsi o anche altri formatori, ci mancherebbe, eccetera. E quindi questo è il primo problema, okay, che tanti di voi trovate. Ora, io su questa cosa, su questo aspetto, non sono troppo rigido, okay? Quindi io vi dico che in realtà potete utilizzare, okay, anche addirittura il modello dell'agenzia, senza problemi, ma dovete ovviamente stare attenti a inserire le clausole che servono a voi, okay? Quindi facciamo un esempio: se io voglio inserire la clausola della la riserva di nomina, la cessione di compromesso, voglio inserire per esempio il discorso di avere le chiavi al compromesso, voglio inserire il possesso dell'immobile, voglio inserire la possibilità di fare i lavori di ristrutturazione, eccetera, io andrò a fare fondamentalmente un allegato, che quindi possiamo chiamarlo per esempio allegato A, che è un allegato alla proposta. Quindi la proposta, diciamo, una volta che è accettata, viene accettata anche l'allegato, ok? Quindi in questo modo voi andate a inserire tutte le cose che vi possono servire. Quindi in questo modo l'agente immobiliare di solito è più tranquillo nel farlo, diciamo, nei suoi moduli precompilati, ok? Quindi loro sono più tranquilli così. E voi avete la certezza intanto di avere il vostro allegato che vi permette di avere tutte le cose che in realtà vi permetteranno di concludere tranquillamente l'operazione. Questa è la prima cosa. Ma poi c'è un altro problema, perché quello che è successo a questo mio studente è questa cosa qua, che lui fondamentalmente, loro hanno fatto questa proposta con scadenza tra virgolette 14 giorni. Quindi voi immaginate, io faccio una proposta dove io dico, ok, io voglio comprare, faccio un esempio, questo appartamento a 100.000 euro, ok, e queste sono le mie condizioni, ok. Piccola parentesi, loro hanno scritto che le condizioni erano fondamentalmente quasi tutte a loro favore, okay? Quindi anche qui, diciamo, bisogna stare attenti in fase di trattativa a capire se effettivamente è giusto andare a inserire le clausole soprattutto a nostro favore piuttosto che... Ma il problema secondo me non è tanto quello, ma il problema è che loro hanno dato la possibilità al proprietario di decidere per 14 giorni, okay? Quindi l'agente immobiliare è chiaro che cercherà in qualche modo di convincervi di avere più tempo a disposizione, perché lui dice tante volte, io così posso andare a giocarmela col proprietario, così io posso avere la possibilità di cercare di magari convincerlo piuttosto che, okay? Però questa cosa ha delle criticità, e una delle criticità è che se questa persona, agente immobiliare, piuttosto che vuole fare il doppio gioco, e che è probabilmente quello che succede, non sto dicendo che è successo questo, però loro sono stati i primi a pensarlo, no? Quindi come faccio a tutelarmi, perché io fondamentalmente sembrava prima un sì, comunque era un prezzo molto vicino a quello che chiedeva il proprietario, poi alla fine l'agente immobiliare ha fatto in modo di non portare la proposta, o comunque ha cercato di in qualche modo prendere del tempo piuttosto che sì, adesso vediamo, eccetera.
e poi è andata a finire che il proprietario non ha accettato, ma io non so se effettivamente il proprietario ha accettato o meno. Quindi ok, ora fermo restando che io non dico mai, infatti l'ho detto nel gruppo, ok ragazzi, cioè sono cose che succedono, sono cose che avvengono, sono cose che nella vita reale succedono sempre, ok? Quindi alcuni immobiliaristi fanno saltare per aria le proposte di altre persone, e questa cosa succede, e io sono il primo, okay, a fare anche queste cose, quindi è inutile che ci nascondiamo su questa cosa. Quindi è chiaro che se io ho la possibilità in qualche modo di, io riesco a vedere un appartamento, se qualcuno ha fatto una proposta, so che io posso migliorare questa proposta, se io riesco cerco di far accettare la mia, okay? Quindi questa cosa sappiate che funziona proprio in questo modo. Ora, quello che dovete fare, se volete essere sicuri che la vostra proposta venga presentata immediatamente, se volete essere sicuri quantomeno di entrare in gioco, quantomeno di cercare di portare questa operazione a casa, è non dare 14 giorni di tempo al proprietario per pensarci, ok? Ma fare una proposta con le condizioni che voi volete e mettere come accettazione un giorno, ok? Perché questo? Ok, questa è un'altra cosa, perché alcune persone mi dicono: William, ma come faccio a fare tante proposte? Perché tu dici che bisogna fare tante proposte, assolutamente sì, ma se io sono magari scoperto a livello economico, quindi facciamo un esempio, io so che posso spendere in questo momento 150.000 euro, okay, che possono essere miei, possono essere soldi anche di investitori, possono essere in leva bancaria, piuttosto che, quindi possono essere diciamo non soldi per forza vostri, liquidi sul conto corrente, eccetera. E quindi qualcuno mi dice: come faccio a fare, tu dici tante volte di fare magari delle proposte veramente a raffica, okay, quindi fare una proposta al giorno, piuttosto che, come faccio a farlo, ok, visto che se poi mi accettano più proposte non so come portarle a termine, ok? Intanto ragazzi, vi devo dire questa cosa, che il prendere più sì di proposte che possono essere in qualche modo buone per noi, che cazzo, cioè tanta roba, okay? Infatti io la prima cosa che dico: ok, benissimo, ma tu quante proposte fai realisticamente e quante proposte hai portato a casa? Poi magari sento qualcuno che mi dice: no, guarda, io ho fatto una proposta. Perché poi un altro problema è questo, che molti mi dicono: no, ma io guardo, ho fatto un centinaio di proposte. Ah sì, mi spieghi come l'hai fatto? No, perché le ho detto all'agente immobiliare e lui mi ha detto: sì, guarda, adesso sentiamo il proprietario, proviamo a sentirlo, proviamo a testare. Quindi in realtà non hanno mai scritto queste proposte, mi dicono. Che cazzo, allora, questa roba qua non è, ragazzi, intanto questa non è assolutamente una proposta, ok? Cioè voi avete fatto semplicemente una trattativa con l'agente immobiliare, quindi la proposta è proposta nel momento in cui scrive, voi mettete un assegno, piuttosto che inserite la voce del "ci sarà un bonifico al momento dell'accettazione", piuttosto che, però comunque una cosa scritta, non una cosa a parole, ok? Secondo me, o mi ha detto mio cugino, ok? Questa cosa è importante. Quindi nel momento in cui voi, per esempio, volete fare più proposte, ok, e dite: sì, ma non ho soldi infiniti, ok, per fare queste operazioni qua, e ho paura perché magari non ho ancora fatto delle operazioni con investitori di capitali, non mi sento ancora forte nell'andare a cercare questi soldi, cose di questo tipo, ok? Attenzione, una cosa importante che voi dovete sapere è che nel momento in cui voi trovate delle operazioni che sono veramente valide, trovare il grano non è mai un problema, ok? Quindi se voi fate dell'operazione immobiliare e non avete soldi, ma l'operazione è buona, ragazzi, credetemi, cioè non è mai un problema non avere soldi per fare quell'operazione lì, perché trovate sicuramente qualcuno che è disposto a finanziare quell'operazione, a subentrare in quella posizione, a comprare la vostra operazione. È sempre così, è sempre stato così, cioè non è una cosa che ho inventato io, è una cosa che funziona così da diversi anni, okay? Solo che magari non tutte le persone lo sanno. Quindi la cosa di fare, ok, durare una proposta un giorno vi permette di essere sicuramente molto solidi, ok, e nel momento in cui dovete andare a fare più operazioni, ok, o magari siete scoperti. Perché? Perché ragazzi, si fa dentro o fuori, ok, cioè deve essere una cosa veloce, dentro o fuori. Cioè se io adesso dico: ok, 100.000, e hai la possibilità tu proprietario di dirmi sì o no a queste condizioni entro domani, un giorno, ok?
E voi dite, Will, sì, però magari il proprietario è dall'altra parte del mondo, è lontano. Ok, va bene. Ci sono anche queste situazioni. Potete fare 3 giorni per l'accettazione. Sì, ma non 14 giorni, non un mese di tempo. Ok, perché poi dopo succede quello che è successo proprio a questi ragazzi, che poi magari l'agenzia ci fa l'operazione piuttosto che... Cioè, non so se sono andate così le cose, ok, però sono cose che, ripeto, succedono. E io stesso ho detto nel gruppo, ragazzi, non voglio stare a sindaccare, ah no, ma l'agente immobiliare non potrebbe, ah no, ma è illegale. Cioè, ragazzi, io qui sto parlando terra terra, ok, da una persona che fa operazioni immobiliari da diversi anni, da una persona che si è creata sulla strada, che ne ha viste di cotte e di crude, e io vi dico come funziona veramente il mondo, ok? Quindi, se volete fare investimenti immobiliari, questa cosa dovete saperla fin da subito e dovete soprattutto anche capire che non è fondamentale il fatto che voi in questo momento abbiate tanti capitali o non abbiate tanti capitali, perché questa è una cosa in realtà secondaria nel momento in cui avete le competenze, okay? È chiaro che una persona mi dice, sì, ma William, io non posso fare operazioni immobiliari se non ho soldi. Non è vero, non puoi fare operazioni immobiliari se non hai soldi e non hai anche competenze. Ma se tu hai competenze, in realtà le operazioni le puoi fare, le puoi cedere, le puoi fare con capitali di terzi, le puoi fare finanziandole anche con leva bancaria. Cioè, ci sono veramente, ragazzi, un bordello di possibilità per fare queste cose, ok? Quindi, anche se sto cazzeggiando in questi giorni, ho detto, vabbè, sicuramente è una cosa importante che devo dire ai ragazzi, quindi eccoci qua, ok? E vi ho detto 2 cose, sicuramente sono veramente molto importanti. Se le sapevate già, me lo potete scrivere qua nei commenti. Se non le sapevate, se sapete anche altre tecniche, lo potete scrivere tranquillamente qua nei commenti, perché così almeno cresce anche il numero di interazione con altre persone, ok? E se non l'avete ancora fatto, vi invito a fare iscrizione al webinar sugli investimenti immobiliari che ho fatto, nel quale parlo solo ed esclusivamente di trading immobiliare, di tecniche, delle tecniche migliori in questo momento, come si fanno, come ho fatto a fare diverse operazioni, eccetera, ok? Quindi trovate il link qui sotto in descrizione. E un'altra cosa è che, se non l'avete ancora fatto, fate l'iscrizione anche al canale YouTube, perché sicuramente ogni volta carico del materiale che vi può sicuramente servire se volete imparare a investire in immobili, anche perché vi do sicuramente il punto di vista di una persona che lo fa veramente tutti i giorni. Quindi con questa vi saluto e ci vediamo presto. We'll be right back.